smaltendo i rimasugli e mi sono data i punti multicolore. Questo tweed da legaccio è ottimo per guanti, cappellini, ma anche per un golfino. Si sviluppa su 4 più 4 ferri e appena 2 maglie. Uniamo i fili di due colori, oppure facciamo il bordo con un colore e io partendo da 0 avvio le maglie in modo da avere sul ferro le maglie di un colore, per esempio chiaro, e sotto dell'altro colore, un numero di maglie dispari. Sto facendo con l'avvio alla nordica. 6, 7, 8, 9, 10, facciamo 11. Sul ferro abbiamo le maglie chiare, oppure abbiamo fatto il bordino chiaro. Ora al primo ferro prendo il filato scuro. È tutto a legaccio, quindi lavoro a diritto la maglia di bagno e poi per tutto il ferro un diritto, una maglia passata col filo dietro, un diritto, una maglia passata col filo dietro, un diritto, una maglia passata col filo dietro, diritto, passo. Siccome il numero di maglie è dispari, finisco con un diritto e a diritto la maglia di vivagno. Al secondo ferro lavoro a legaccio le maglie lavorate e passo le maglie passate. Quindi a diritto la maglia di vivagno, a diritto la maglia lavorata e passo la maglia passata col filo davanti, in modo che rimanga sul rovescio del lavoro. Un diritto, una maglia passata, un diritto, una maglia passata, un diritto, una maglia passata col filo davanti. Finisco con un diritto e la maglia di vivagno. Chiaramente chi lavora in tondo non avrà le maglie di vivagno e per ottenere il legaccio lavorerà le maglie lavorate a rovescio al secondo giro. Al terzo giro prendo il filo chiaro e lavoro due ferri a legaccio, quindi il terzo e il quarto ferri tutto a diritto. Il filo chiaro non fa le maglie passate, lavora sempre solo a legaccio. Al quinto ferro riprendiamo il filo scuro e facciamo la stessa cosa, ma spostando tutto di un passo a sinistra. La maglia di vivagno, un diritto e come prima, un diritto, una maglia passata. Ecco che le maglie passate si stanno disponendo a scacchiera. Un diritto, una maglia passata, diritto, passo. Finisco con due diritti. Non bisogna finire con le maglie passate, altrimenti il bordo è inconsistente. E al ritorno lavoro come al solito le maglie lavorate a diritto e passo le maglie passate. E come dicevo, il filo chiaro non fa mai le maglie passate, ma solo due ferri a legaccio, quindi al settimo e all'ottavo ferri con il filo chiaro lavoreremo tutto a diritto. Cioè, questo punto rispetta il principio del mosaico, solo che al terzo e quarto
quarto e al settimo e all'ottavo ferri il filo chiaro riposa, non fa le maglie passate. Di solito li fanno entrambi i colori. E poi ripartiamo da capo. Chi lavora in tondo avvierà un numero di maglie pari, non avrà chiaramente le maglie di vivagno e lavorerà al primo ferro un diritto, una maglia passata, e al quinto direttamente una maglia passata, un diritto. Possiamo invertire i colori oppure possiamo usare anche più colori. Per esempio, ora invece di lavorare con l'azzurro, lavoro con il verde. Faccio i due ferri, il settimo e l'ottavo, e andiamo avanti alternando i colori. Se un colore vogliamo usarlo dopo, facciamo in modo da farlo salire. Per esempio, adesso devo lavorare con il viola, non lo prendo così, ma lo faccio passare sotto e dietro l'azzurro, così l'azzurro man mano sale. Con colori in contrasto otteniamo effetti allegri, con tonalità simili un aspetto più pacato, ed è anche molto bello avere un filo in tinta unita e l'altro sfumato.